20 spettatori, ok. Allora, voi che siete fortunati, vi dirò quello che succederà con Nintendo quest'agosto. Ok, siete pronti? Ci sarà. Questa è un po' ropredicta, eh. Me la sento, me la sento. Se volete clippate. Quella wild card, carta jolly di cui si parlava negli ultimi video, probabilmente sarà una... un indie world, quindi incentrato su giochi minori, indipendenti. Ma subito dopo, tra fine agosto e inizio settembre, ci sarà un evento Nintendo che sarà o un direct o una cosa shadow droppata, un trailer dedicato per presentare qualcosa relativo a Mario. Molto probabilmente la... No, mi ha cliccato. Non mi cliccare, non mi cliccare, non mi cliccare. Mi ha cliccato. Molto probabilmente la 3D Mario Collection. Io l'ho detto. Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale. Finalmente è successo e sinceramente sono ancora stordito dall'arrivo a sorpresa del Direct dedicato al 35esimo anniversario di Mario. Per chi mi segue da tempo sa quante speranze avevo riposto in un annuncio del genere, quindi prima di iniziare con qualche considerazione a caldo sull'evento, mi sembra doveroso ringraziarvi dal profondo del cuore. Grazie Poracci per l'incredibile feedback che mi date sotto ogni video, per esservi fidati di tutte le notizie incerte che ho portato e grazie di aver discusso insieme a me su Switch e il futuro nebuloso di questa console. So che la copertura dei rumor per molti è fastidiosa e viene vista come una mossa per prendere qualche like in più generando hype insensato all'interno della community, ma credetemi quando vi dico che ho fantasticato e sperato in questi annunci, ho coperto ogni notizia verificandone la plausibilità innanzitutto come appassionato, ancora prima che come content creator. E la soddisfazione più grande è il poter condividere questo momento magico con tanti altri utenti che non aspettavano altro da parte di Nintendo. Grazie a tutti, Poracci. Anche a chi mi ha dato del cazzaro a chiappa like. Vi voglio bene e vi garantisco che questo è solo l'inizio di un anno all'insegna di Mario e Nintendo. Iniziamo! Così, su due piedi, se devo essere sincero, per me questo Direct ha rasentato la perfezione. 16 minuti densi di annunci, tutti molto diversificati tra di loro. Più che un semplice Direct, è stata una vera celebrazione della figura di Mario e tutte le novità presentate sono state pensate accuratamente per interessare a tutti i tipi di pubblico. Era da un po' che temevo che Nintendo si sarebbe concentrata solo sul merchandise e le collaborazioni con aziende esterne come Lego. Intendiamoci, sono prodotti affascinanti nella loro unicità, ma si sentiva il bisogno di un Direct del genere che esplorasse le potenzialità del brand di Mario a 360 gradi. C'è stato veramente di tutto e di più, partendo da quella grandissima figata rivolta ai boomer collezionisti come me del Game & Watch in edizione limitata. Questo è il tipo di oggettistica che mi fa semplicemente impazzire e anche se un po' come per le mini console, il suo valore ludico lascerà un po' il tempo che trova, insomma difficilmente mi immagino giocare fra qualche anno a Super Mario Lost Levels sul Game & Watch, sono già in ansia di accaparrarmene una copia. E poi, tra le tante iniziative che vanno oltre il mondo dei videogiochi, ma vogliamo parlare di che idea totalmente fuori di testa è quella di Super Mario Kart Live Home Circuit? Sembra una sorta di step evolutivo dove la VR incontra gli amiibo, dove giocattoli e videogiochi trovano finalmente un terreno comune. Speriamo solo che Nintendo abbia esplorato al massimo le potenzialità di questo concept, magari anche con un supporto decente al gioco online. Mettendo subito da parte magliette, giochi mobile, set Lego e ovetti Kinder, passiamo al piatto forte dell'offerta. Super Mario 3D World esce finalmente dai confini della Wii U e raggiunge gli altri titoli dalla costina azzurra per fare il suo debutto su Switch. Che sarebbe arrivato prima o poi era scontato, insomma mancava solo lui all'appello e sono felice che uno dei capitoli in 3D più sottovalutati della saga di Mario potrà finalmente ricevere l'attenzione che si merita. Non ci resta che aspettare maggiori informazioni su questo porting in versione deluxe, che a quanto pare presenterà anche un'espansione dal nome Bowser's Fury. Speriamo insomma che non sia un porting svogliato come accaduto in passato e magari includa anche altre feature, come per esempio il supporto per il multiplayer online. Diciamocelo, sarebbe perfetto per un titolo come Super Mario 3D World. La data di uscita, prevista per febbraio dell'anno prossimo, per me non fa che confermare gli evidenti problemi che ci sono stati durante la pandemia,
che vuoi o non vuoi, hanno rallentato i piani di tutte le aziende del settore. Menzione d'onore poi per il Battle Royale a tema Mario, che dopo l'esperimento riuscitissimo di Tetris 99 non può che rendermi ultra curioso di cosa tirerà fuori Nintendo in questa sua rivisitazione del genere più in voga del momento. Sì, insomma, è questo quello che mi aspetto dalla grande N. Non il silenzio, non i partner showcase, ma le idee, anche se piccole, quelle in grado di stimolare la curiosità del giocatore. E poracci, poi non sembra un miraggio, ma è realtà. La 3D Mario Collection esiste. I giocatori di tutto il mondo avranno finalmente la possibilità di giocare tre grandi classici del platform, rimasti ingiustamente ancorati ai loro hardware originali per troppo tempo. Si tratta di remaster e non di remake, ma questo lo sapevamo già da tempo. L'importante è che anche questa operazione sia stata svolta con tutta la cura del caso, mettendo se possibile il supporto ai 16 noni, migliorando le risoluzioni, ma soprattutto adattando i controlli. E riflettete su questo: se per molti era impossibile che Super Mario Galaxy arrivasse su Switch per la sua dipendenza dal sistema di puntamento del Wiimote, beh, Nintendo ha dimostrato che una soluzione si può trovare. Anche se c'è da chiedersi come faranno gli utenti Switch Lite. E questo significa che anche Skyward Sword non è più un miraggio. Ma questa è un'altra storia per un altro compleanno. Inspiegabile, purtroppo, l'assenza di Super Mario Galaxy 2 all'interno della collection. L'unica cosa che mi fa ben sperare è lo spazio libero nella grafica di presentazione dei tre titoli, che lascia presagire il possibile inserimento di un quarto gioco. Magari, chissà, potrebbe trattarsi di una situazione alla Master Chief Collection, dove col passare del tempo gli sviluppatori aggiungono contenuto e migliorano l'esperienza complessiva, ma conoscendo Nintendo, ho i miei dubbi. A parte la critica all'assenza di Super Mario Galaxy 2, mi ha infastidito un po' la volontà di spingere eccessivamente sul concetto di edizione limitata, imponendo un limite di tempo sulla disponibilità dei giochi anche in digitale, come se la Nintendo avesse bisogno di espedienti del genere per vendere titoli e accessori così epocali. Per tutti quelli che si lamentano del prezzo della collection, del fatto che siano solo remaster, che si tratti di tre giochi e basta e fanno paragoni insensati con Crash e Spyro, beh, magari ne riparliamo meglio in un altro video, ma qualcosa mi dice che non avete presente come si è sempre mossa Nintendo nel corso degli anni, e anche solo andando a riguardare come scelse di festeggiare il 25esimo anniversario di Mario, gli annunci di oggi sono oro colato, credetemi. E ora, cosa succede? Difficile a dirsi, ma Nintendo ha dato un segnale forte a tutta la sua utenza. Per me, sì, possiamo aspettarci un altro Direct, magari più in là, verso ottobre, che delinei definitivamente la strategia di Nintendo per le vacanze natalizie. La cosa importante è che ora sappiamo che la casa di Kyoto, non senza difficoltà e qualche scivolone, e nonostante il silenzio assordante, non è stata con le mani in mano, e da qui ai prossimi mesi possiamo aspettarci di tutto. E ricordiamoci che l'anno prossimo c'è un altro compleanno di una certa importanza. Poracci, di nuovo vi ringrazio profondamente per avermi seguito in questi mesi e per aver partecipato alla discussione senza mai mollare, anche quando c'era veramente poco spazio per sperare in qualcosa di positivo. Come al solito vi aspetto nei commenti, fatemi sapere cosa ne pensate di questo Direct e come avete reagito all'annuncio della collection. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like e iscrivetevi al canale attivando la campanella delle porotifiche per entrare nella community più poraccia di tutta YouTube Italia. Io sono il Poro Michele, è solo l'inizio, ciao!